La cucina giappo affascina tutti. I piatti del sollevante hanno quell'essere zen che riesce a catturarci. Diciamo che la differenza di base fra la cucina italiana e la cucina giapponese, per farvi un esempio proprio pratico, la cucina italiana è un po' più paciugosa, no? Immaginate le lasagne dove tutto è cotto insieme nel forno, bello, che bello, grassino, paciugoso, piace a tutti, no? La cucina giapponese invece è molto più metodica e molto più schematica. Immaginiamo i maki, ad esempio, sono tutti tagliati in una certa dimensione, devono avere un certo peso, devono avere un certo spessore, devono essere perfettamente cilindrici, insomma questo è un po' quello che caratterizza la cucina giapponese rispetto alla cucina italiana. Però non sto dicendo che una cosa è più buona dell'altra, sono semplicemente due mondi diversi. Oggi vi faccio vedere, anche se non sono giapponese, un piatto che amo tantissimo, che per l'appunto sono i maki, ma li facciamo nella mia versione, ossia utilizzando il riso integrale al posto del riso bianco. Utilizzate un chicco tondo perché è molto meglio per comporre i maki. Dopodiché non mettiamo il pesce, giustamente, dato che abbiamo già depauperato tutti gli oceani e i mari che ci sono, quindi oggi nel 2017 del pesce possiamo anche farne a meno. E l'altra particolarità è che non mettiamo lo zucchero, perché non so se lo sapete, ma nei ristoranti di cucina giappo, quelli diciamo un po' più dozzinali, utilizzano purtroppo zucchero bianco e aceto di riso per bagnare il riso del maki o di qualsiasi altro piatto che fanno loro. Siccome quella è una parte caratteristica del piatto, diciamo che quella nota agrodolce è importantissima, noi la ricreiamo utilizzando sciroppo di riso, che è senza glutine, e aceto di mele. Il risultato è assolutamente sorprendente e quindi adesso vediamo come si fanno. Thank you.